Ma fa così schifo dare quei 37 euro invece che al clandestino che andiamo a prendere sul bagnasciuga libico, al disoccupato italiano, al pensionato alla fame, al senzatetto che si è ammazzato? Lo sa che noi abbiamo 600 suicidi da inizio della crisi economica, 600 suicidi di cittadini italiani. Precisiamo Se a che questa gente i soldi non dato, vanno ai migranti, ma vanno alle strutture, al complesso di 2,50 euro organizzazione che se ne sono occupano. Questo sì. per precisazione da Scusi, cronista. scusate, sì, da cronista. Cosa ha detto il sindaco di Poppi? Che si spendono 37 euro, poi che questi vadano un pezzo alla struttura, un pezzo alle sigarette, Sono un pezzo fondi alla ricarica europei per lo telefonica, più un pezzo a anche, comprare da mangiare, sono 37 euro di costo. Ma se noi li diamo ai nostri bisognosi e cerchiamo di mettere delle regole che i clandestini non entrano nel nostro paese, fa 35 così vanno ai schifo, italiani. è così sbagliato. È quello che fa l'Inghilterra, è quello che fa l'Ungheria, è quello che fa la Francia, è quello che fa la Svizzera. Non è che sia un discorso da brutti e cattivi razzisti, è un discorso di elementare buon senso per dare la precedenza a i propri cittadini in un momento di difficoltà economica. Prego, deve Poi mi lasci parlare a dire sto un'altra punto. cosa, visto che prima si parlava del caporalato, visto che non sono intervenuto, un accenno brevissimo. A parte che è un calcio di rigore senza portiere, perché la barzelletta che abbiamo bisogno degli immigrati perché gli italiani non fanno più certi lavori è stato smentito dall'ottimo servizio che avete fatto, che dimostra che invece in un momento di crisi economica anche e soprattutto gli italiani sono pronti a qualsiasi tipo di lavoro. Dopodiché, sul fenomeno del caporalato, a me viene da sorridere che partono i luoghi comuni, quanto è brutto il lavoro nero, bisogna combatterlo. E certo, abbiamo scoperto l'acqua calda. Peccato che il governo fa 5 svuota carceri, dove sostanzialmente manda a casa agli arresti domiciliari persino i pedofili, figuriamoci il caporalato allora, e chi però, commette reati scusi, collegati al lavoro Grimaldi, però nero. io...